Ciao Matteo, bentrovato su Radio Una Voce Vicina in Blu, come stai? Ciao Lorenza, tutto bene? Spero tutto bene, bello ritornare. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Da venerdì in radio sentiamo Sensibile, che è il tuo nuovo singolo estratto da Condividere. Ci racconti un po' il preciso momento in cui è nata questa canzone, dove eri, con chi eri, cosa stavi pensando, cosa è successo? Ero qua sul soppalco di camera mia, in pigiama rigorosamente. E ero in un periodo emotivamente discutibile, diciamo, instabile, e mi sono messo a, come succede spesso per le canzoni, a scrivere ciò che avevo dentro, cioè a utilizzare la musica come veicolo, come strumento per vomitare fuori. E quindi è nata questa canzone che è un odiare la sensibilità e poi in realtà lodando, quindi c'è anche un po' di ipocrisia dentro, però alla fine è stato un percorso dentro di me, nel senso che ho cominciato dicendo odio innamorarmi, non riesco a fidarmi, preferisco chiudermi in me stesso, preferisco proteggermi, quando poi in realtà capisci che lo trovo veramente un grande spreco di tempo essere qui nella vita, che secondo me siamo qui per fare soprattutto esperienza e precludersi una tra le esperienze più belle e edificanti che ci siano, che è l'amore. E lo trovo veramente inutile, per quanto ci farà male, ci farà sempre un po' di male, un pochino sì, anche nelle migliori delle ipotesi. Se il male è utile, il male è utilissimo se lo sai trasformare, ti rende anche migliore se lo sai pesare. E quindi trovo veramente uno spreco di opportunità non approfittare dell'amore, come avere un biglietto della lotteria e aver paura di grattarlo. In questa canzone tu canti "Vorrei essere meno sensibile" e a questo proposito, tante volte si parla di empatia come una condanna, altre come un privilegio. Tu da che parte stai? Sto dalla parte che in realtà è una qualità, una virtù, qualcosa di positivo che si deve accettare, cioè alcune cose fanno parte di noi. Posso capire che sei più sensibile a tante cose e soffri di più anche le cose brutte, ma quelle belle le vivi in un modo pazzesco, quindi alla fine è come se avessi il sale sulle emozioni, però anche quelle brutte. Si può modificare, si può provare un po' a arginare, un po' più a controllare certe cose, però lo trovo un superpotere alla fine. Cioè io penso che più che la sensibilità, l'empatia abbia il vero potere di salvare il mondo. E a questo proposito tu raccontavi che è un po' cambiata la tua concezione delle cose, anche all'interno della canzone, anche all'interno del disco, in più canzoni inizi parlando in un modo di un argomento e finisci in un'altra maniera, e tra poco ci arriviamo. Ma tra tutte queste cose tu ad un certo punto dici: mi manca un po' chi ero. Ecco, ci racconti chi era il Matteo di prima Sensibile e chi è il Matteo oggi? Tre aggettivi per prima e tre per ora. Prima sicuramente spensierato, ci metterò un attimo. Allora, prima spensierato, dovevo prepararmele, non lo sapevo. Aspetta, perché non voglio dartele a caso che non le penso. Incosciente. Meno cinico, come si fa a dire meno cinico? Positivo. Meno cinico. Meno cinico. Ora più consapevole, un po' più disilluso, speranzoso. Ok. Ecco. È sensibile, quello secondo me forse è il tratto Quello, comune. mettiamocelo dentro, ci sta. È sempre in questa canzone che è veramente ricca di contenuti. Tu prima parlavi di quella fatica a fidarsi, ma c'è anche un altro tema che in questa canzone è anche in Sconosciuti, che è il tema della solitudine, non subita ma scelta. Questa cosa mi ha molto colpito. Che rapporto hai con la solitudine? Brava, brava, che bello quando trovi qualcuno che ascolta.
Allora, il rapporto con la solitudine, io veramente mi piace tanto. La solitudine è difficile stare soli, è molto difficile. Il problema è che poi quando impari, se riesci a imparare questa cosa, è che è difficile trovare un altro essere umano che arrivi e ti sposti questo baricentro, questo equilibrio che hai trovato, perché poi impari a stare bene da solo. Bene da solo dal punto di vista sentimentale, perché poi da solo non vuol dire da solo, cioè io in questo momento da solo. Ma circondato da esseri umani pazzeschi, sei sempre in giro, e non a bere i drink e serate superficiali, che vanno bene anche quelle, ma sempre di cose profonde, c'è una relazione, io ho tantissime relazioni in questo momento, vere, non di merenda, vere, e di cui sono grato. Però impari a diventare solo, a essere solo, impari ad andare al cinema da solo e ami questa cosa, andare veramente, dici stasera voglio mangiare sushi, vado da solo perché mi va, o dici boh, andiamo da questa parte, potrei invitare, no, voglio andare da solo, vai, guidi un'oretta da questa parte da solo, poi torni, a volte non lo so, ti fai delle carezze, non lo so, ti vuoi un sacco bene, ti vuoi un sacco bene, ecco, la solitudine è veramente un'opportunità, secondo me, uno spazio per sperimentarti di più. Poi trovo che l'amore sia qualcosa che non ci completa, ma ci arricchisce. Quindi, secondo me, siamo delle meravigliose pizze margherite, e quando arriva l'amore, ci sono un po' di patatine fritte sopra. Però siamo comunque delle ottime pizze margherite. Un po' come dicevi alla fine dell'album, parli con questa figura che tu hai chiamato lo psicologo e gli dici adesso vado a vivere un po', poi torno e ti racconto, condividere in qualche modo. Esatto, esattamente. Sì. È utile, è utile. La solitudine è uno strumento molto importante per ascoltarsi, molto. E all'interno di questo album, che ha una struttura molto particolare, ci sono 15 tracce e 6 interludi. E mi colpiva proprio la struttura e volevo chiederti, l'hai pensata così oppure hai incastrato tutto dopo? Cioè le canzoni sono nate in quella sequenza con quegli interludi oppure no? Bella domanda. No, non è stata ragionata dall'inizio in realtà. Ho cominciato a scrivere, mi ricordo, una delle prime lettere alle mie ansie, ancora proprio appena dopo Sanremo. Ho cominciato a scrivere. A un certo punto mi sono reso conto che ho guardato le prime sette, e ho detto, oddio, ma sto parlando esattamente di. Ho visto, cioè, della mia vita, di quello che era successo, della mia famiglia. E da lì ho detto, caspita, sembra quasi, no? Una cosa terapeutica, qualcosa che mi ha aiutato a superare, a stare meglio. E da lì mi sono reso conto, poi quando c'era stato il periodo in cui mia mamma non era stata bene, allora ho scritto la canzone per lei, ho detto, cioè, è veramente stato meglio, era stato, cioè, non so spiegarlo, finché non lo provi non si può capire, però è stato veramente come fare 3 mesi di seduta in un pomeriggio, ok? Veramente, mi sento di dire che è uscito molto in modo naturale. È come se seguissi le briciole di marzapane di Hansel e Gretel e ti portano lì. Tu scrivi, scrivi, scrivi e scrivi ciò che sei. E poi mi è venuta questa idea e ho detto, sembra veramente questo, ma è come se ti venisse un'idea guardando qualcosa. È come se tu fai una pasta asciutta, la guardi e dici, ah, è una pasta asciutta. Quindi nel fare queste canzoni ho detto, ah, ma il mio percorso è come andare praticamente in terapia, questa cosa qua. Cioè. E quindi ho dato un nome a ciò che ho visto e scritto. E a questo proposito mi sembra un bel messaggio il fatto che tu abbia strutturato tutto come un percorso di terapia. Oggi in cui la richiesta di andare in terapia è sempre maggiore, ma oggi in un momento in cui costa, ha un costo anche abbastanza impegnativo da sopportare, ecco. Sì. Un costo proibitivo, però sì, è un momento in cui tutti avremmo bisogno, insomma, infatti dovrebbe esserci una sorta di mutua qualcosa, perché la salute del cervello, ragazzi, è fondamentale, fondamentale. Quindi spero che in futuro lo Stato possa venire più incontro a queste esigenze che abbiamo di ricucire certi traumi o di levigarli, magari. E aiutarci a farlo, economicamente parlando anche. Ed entriamo sempre di più in questo album, in questa vita vissuta e condivisa.
Mi piace un po' pensarlo così perché ci sono tante persone alla fine all'interno di quest'album. C'è tua mamma, c'è Laura e c'è questo papà psicologo che raccontaci un po' questo incastro finale. È l'ostacolo più grande, mio papà, quindi è stato l'esercizio più grande della mia vita e quindi ha il ruolo più importante perché è quello di collante all'interno di tutto questo disco ed è quello con cui hai un confronto che ti può far crescere di più e quindi nel bene e nel male è stato il più difficile, e quindi quel ruolo poteva solo essere suo. E c'è una seduta che mi ha particolarmente colpito, non so il perché, la più semplice probabilmente. Nella terza seduta tu chiedi un abbraccio allo psicologo. E non è una di quelle cose che si chiedono spesso. Cosa rappresenta per te quello spazio, lo spazio di un abbraccio? Condivisione a diversi gradi, ovviamente, con uno sconosciuto ha meno effetto, magari di certe dinamiche, invece, dove lo fai con uno. Allora, devo pensarci bene a questa risposta. Io vedo un abbraccio, quelli veri, non quelli con Uga che incontri per strada, così già come va, parlo degli abbracci, quelli veri. Lo vedo come un'opportunità anche quella, uno spazio, un'opportunità, un posto dove avere anche a volte il privilegio di sentirsi fragili. E a volte è bello avere il privilegio di sentirsi fragili tra le braccia di qualcuno sapendo che potrebbe spezzarti, ma sapendo che in realtà non lo farà mai. E quindi anche solo il sono fragile e mi concedo di esserlo in questo spazio tra di noi. E a proposito di relazioni, relazioni con l'alto, quindi relazioni orizzontali, ma in quest'album c'è anche una relazione verticale, una relazione con Dio. E in medio ego tu dici vorrei farti tante domande, ma poi forse anche un po' inutile perché litigheremo. Che rapporto hai con questo Dio, che possiamo chiamarlo così o in mille altri modi? Ok, quanti minuti hai? Io ci metterò 1 ora e mezza a rispondere. Allora, tema molto importante ed è quasi brutto per così poco tempo perché sarà riduttiva, molto riduttiva la risposta. Cercherò di essere il più chiaro possibile. E io sono una persona in cambiamento anche di idea, mi piace cambiare idea perché è bello, non sono sulla mia sempre, in modo testardo. Se ne sono convinto, sì. Dal punto di vista religione, in questo momento, mentre ci sto parlando insieme, ho ovviamente un mio pensiero critico. La mia religione è più una religione sincretica, quindi le ho studiate tante, ho preso quelle che mi fanno stare meglio. Ho delle idee ben precise, in così poco tempo adesso posso dirti che non sono cattolico, non mi definisco in nessun modo in realtà, né niente, anglicano, insomma, io penso che la religione sia svincolata dalla morale. Cerco di essere un essere umano che utilizza il suo tempo e il mio tempo per provare a migliorarmi e a migliorare ciò che mi circonda, senza giudizio, se ci riesco bene, se non ci riesco, non penso inferno, purgatorio, punizione, premi. Penso che sia necessario migliorarsi perché stai meglio con te stesso, stai meglio con gli altri ed è bello stare meglio nella vita. Quindi io credo tantissimo nell'energia, io credo tantissimo nelle vibrazioni, sono super appassionato di epigenetica, però vabbè, di scienza, però comunque utilizzo anche la scienza per avvicinarmi più alla fede. Non credo in una figura maschile o femminile, antropomorfa, credo in quelle cose che senti. Io quando senti, anche quando senti a pelle una persona che magari ti sta sulle scatole e non sai perché, cos'è ti è arrivato? Ti è arrivata una vibrazione. Quando invece senti un'attrazione verso una persona perché dici, oddio, ma ho sentito quelle cose invisibili che per me esistono e ci credo, io credo nell'energia in generale, quindi nella vibrazione, penso che tutti noi abbiamo una forza di gravità e guarda, come posso spiegartela in 2 secondi?
Mi piace, che siamo tutti veramente collegati. Magari esiste questa grande energia, io sono la cellula del gomito, tu sei la cellula del fegato, ognuno è una grande piccola cellula di questo macro entità vibrazionale, energetica, oppure che magari non c'è niente e questo mi devasta dentro. Ma lo accetto perché potrebbe anche essere così, è tra le ipotesi, oppure che esiste Dio, c'è il paradiso, eccetera, oppure c'è la reincarnazione, ecco, quel concetto mi piace tantissimo, ad esempio, io credo nella reincarnazione, in questo momento mi piace crederci, e mi piace come un, non ce l'hai fatta a migliorare certe cose? Hai un'altra possibilità, tieni un altro bigliettino, e magari ricresci e sviluppi altre cose che nella vita precedente non sei riuscito a fare, non lo so, sono cose veramente lunghissime, quindi io credo nell'energia, non credo solo quella del bene, esiste anche quella del male ed è anche utile. E io continuerò a dirlo che il male è utile. Mi fa schifo, vorrei che non ci fosse, ovvio. Però quando arriva, se alcuni tipi di male, ovviamente, li sai trasformare, quindi i traumi del passato, delle cose brutte che hai subito, a volte ti aiutano a crescere di più e più velocemente rispetto all'energia del bene. Quindi è utile anche quella. E tu prima parlavi di errori e io all'inizio parlavo di verbi che mutano, di atteggiamenti che cambiano all'interno delle canzoni. In Lettera alle mie ansie questo è abbastanza chiaro, perché dal ripassare gli errori passi a ringraziarli. Giustissimo, giustissimo. Questo è questo switch, brava. È questo, cioè, ripeto, potendo scegliere, sarebbe bello essere tutti felici, contenti, eccetera. La verità è che non sono queste le regole nel mondo in cui viviamo. E quindi cosa puoi fare? Puoi vedere una cosa come trauma tutta la vita e utilizzarlo per essere arrabbiato e triste. E per rinfacciare, o puoi vederla come qualcosa di tremendamente grave che ti ha e che ti modificherà per sempre, ma puoi anche dire: ok, posso cambiarlo? Quello che è successo, no. Posso trasformarlo? Sì, perché puoi veramente anche solo andare in giro a parlare della tua esperienza e dare più consapevolezza, andare a aiutare persone a cui è successa la tua stessa cosa, anche solo. Riuscire a dormire la notte senza rievocare certe immagini. È un lavoro importante, lungo da fare su se stessi, ma si può fare. Forse veramente i traumi non si possono cancellare, io questo non lo so, però forse possiamo veramente levigarli un po'. È un po' come canta un altro tuo collega cantautore, che la gioia come il dolore si deve conservare, si deve trasformare un po'. La stessa cosa per i traumi. Non puoi cancellarli, probabilmente, come dicevi tu, ma puoi trasformarli, farli diventare forse un punto di forza, o comunque da quelli hai imparato qualcosa e quel qualcosa è sempre un qualcosa di buono, no? Esatto. Poi ce ne sono alcuni ovviamente che sono. Ah, ed è brutto perché cioè, ti muore un figlio, come fai a dargli? Ah, forse l'opportunità, perché così posso creare. No, cioè lì ci sono cose veramente gravi di cui magari parleremo in altre sedi un po' più a lungo, però penso che sia utile anche la sopravvivenza mentale a un certo punto trovare delle giustificazioni, altrimenti vivi arrabbiato. Vivi arrabbiato perché ci sono oggettivamente ingiustizie. E questo album, questa condivisione di vita si chiude con una canzone, Solo un po' d'aria, questa frase che diventa un mantra. La vedi più come una richiesta o come una conquista? Conquista alla fine di quel disco, totalmente conquista, dopo aver fatto perdonare, tutta anche la logica in cui sono state messe le canzoni. Quindi l'ultimo è il perdono, poi c'è la sesta seduta. Basta. Dopo, io lo sai, sono logorroico, metto 7.000 parole anche nelle canzoni. Basta. È una canzone con solo un po' di aria. 5 parole. Fine. Ripetute sempre uguali, sempre quelle. Spazio. E paradossalmente, secondo me, è una di quelle che ha più parole, quella canzone. Nell'averne così poche. Perché comunica tante cose. Quindi è proprio una. Fine. Fatto. Hai fatto l'esercizio, hai parlato con chi dovevi, hai scritto le canzoni che dovevi per perdonarti. Per me è solo un esercizio scrivere quelle canzoni, non è che sempre lo dico bello, evviva. Per me è fallo, leviga, leviga. Scrivere quelle canzoni è stato levigare un po' di traumi. E tutto questo l'hai presentato live per la prima volta poche settimane fa.
accastegnato, hai rincontrato i tuoi fan, com'è stato? È stato bello, è stato uno dei concerti, forse quello che mi è piaciuto di più dentro di me. Mi sono sentito per la prima volta libero, libero nel senso proprio di esprimermi, mi sono sentito giudicato, ballavo, io non so ballare. C'era amore sotto il palco e soprattutto sul palco, quindi c'era proprio un'energia bella tra le persone che erano lì. Sai quando è tutto coerente, era tutto coerente quel giorno, era stato importante, questo soprattutto grazie alle persone, perché quando poi sei su un palco vedi sotto le anime che cantano le levigazioni dei miei traumi, è bello perché dici wow, guarda quanti ci sono passati, quanto siamo simili. Matteo, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere ritrovarti, buona musica e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Lorenzo, e grazie per lo spazio, soprattutto per le domande, perché secondo me è così che si dovrebbero fare, e quindi è un altro livello qua. Grazie.